È vietato passare qui con le auto. Li sai leggere o no i cartelli svedesi? Certo che sì, ma ci vedi bene? Ci sto io al volante? Il cane la deve piantare di pisciare sulle mie mattonelle. Manda retta quel vecchio stronzo, Prince. Gne 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 gne. Anders, hai visto che ha fatto quel vecchio? Che ha fatto al cane? Sì, chiamalo cane. Direi che è piuttosto una ciabatta con due occhi e tre peli. Il 27 agosto hai preso il mio tubo dell'acqua. Ora mi serve. Hai intenzione di innaffiare a marzo? Se innaffi tu, potrò innaffiare anch'io. Sul serio, che cos'hai tu, Ove? Lo so. Sei una sociale. Gli hai salvato la vita! Salvato la vita. La sua vita. Mi manchi. Uccidersi non è così facile come pensi. Puoi sposarmi, sì o no? Sì! Come? Sì, lo voglio! Come? Ho pensato una cosa. Basta vantarsi. Ciao a tutti, oggi ho qualche curiosità cinematografica che forse ancora non sapevate. Per esempio, vi siete mai chiesti quale sia il bacio più lungo della storia del cinema? Pare che sia quello in You Are in the Army Now, il film diretto da Lewis Sayler nel 1941. Si va indietro, eh? Regis Toomey e Jane Wyman, moglie del futuro presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, rimasero con le labbra incollate per 3 minuti e 5 secondi. Ah, però! Qual è invece il film che ha vinto più Oscar nella storia del cinema? Lo sapete? Sono tre: Ben-Hur del 59, Titanic nel 97 e Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re del 2003. Tutti premiati con ben 11 Oscar. E invece il più romantico, quello che più di tutti vi ha fatto battere il cuore e sognare? Ecco, secondo una recente classifica, il più romantico di tutti e di tutti i tempi sarebbe Casablanca, capolavoro del 1942, interpretato da Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. E per finire, sapete quale attore è morto più volte durante i suoi film? Si tratta di Robert De Niro, il quale ha recitato in 14 pellicole, all'interno delle quali il suo personaggio moriva. Alle sue spalle, in questa macabrissima classifica, troviamo Bruce Willis con 11 morti e poi ci sono Al Pacino, Jack Nicholson e Dustin Hoffman con 9 morti. E prima di lasciarci, ecco la citazione da un film molto famoso. Signori, non potete fare a botte qui, è la stanza della guerra questa! Chi lo sa, scriva nei commenti qua sotto da che splendido film è tratta. Vediamo in quanti lo sapete. Al prossimo video. Ciao da Vale!